Ciao ragazzi, siamo qua ancora alla Milan Games Week, siamo qui con Giada Robin, una delle cosplayer più famose in assoluto in Italia. Ciao, come stai? Ciao, ciao a tutti e ti ringrazio per avermi concesso questa intervista e vediamo quali sono le domande. Ok. Difficili. No, assolutamente no. Saranno sicuramente le solite domande che ti avranno fatto tipo 400.000 persone, però vabbè. Quando è iniziato questa tua carriera di cosplay? Sono 2 anni che ho cominciato a fare cosplay in maniera più professionale, con collaborazioni, sponsor, e sono stata ospite a diverse fiere anche a livello internazionale, negli Stati Uniti, in Giappone, quindi da 2 anni a questa parte ne sono successe di cose e adesso sono qua a Games Week dopo un mese che di eventi all'estero tra America, Giappone, Francia, quindi... L'evento più bello che hai fatto di recente? Sei andata al Comic Con, immagino, quello di New York? No, però sono stata al Long Beach Comic Con in America e poi sono stata al Sac Anime, sempre in America, a Sacramento, quindi sono fatta tutta la costa californiana per 2 settimane. E poi sono volata in Giappone al Tokyo Game Show e ero ospite di MSI e G2.com. È una collaborazione che abbiamo cominciato quest'estate alla Gamescom e poi successivamente a Tokyo e adesso qua, e speriamo che continui nel tempo. Ci sono già dei progetti in corso, e anche a livello di, ad esempio, di aprire un canale su Twitch TV, iniziare a fare streaming, perché oltre, diciamo, a fare cosplay, io sono anche una videogiocatrice e anche un po' per questo che faccio cosplay alla fine. Qual è il videogioco che ti ha più colpito per fare cosplay? Immagino sia League of Legends. Sì, e mi dispiace dirlo indossando Jaina da Hearthstone, che è un costume Blizzard, però sì, diciamo che mi sento molto più legata a Riot Games e se apri il mio armadio ci sono molti più costumi Riot, però... ho giocato anche a Hearthstone, mi sono avvicinata recentemente anche al mondo Blizzard, bellissimo, è comunque una garanzia. E ho provato Overwatch alla Gamescom, molto bello, e mi ricorda molto Team Fortress. Comunque la grafica, i personaggi sono fighissimi e sono convinta che anche i cosplayer ne approfitteranno per fare dei cosplay. A proposito di questo, allora, dato che il fenomeno videogame, diciamo che è scoppiato in Italia di recente, puntando alle masse, diciamo, cosa ne pensi appunto di questi personaggi dei videogame che sono palesemente creati per fare cosplay? Appunto Kojima, che di recente aveva detto che di Metal Gear 5, infatti, che c'era il personaggio che era fatto apposta. Tu cosa ne pensi? Sì, mi ricordo che scrisse proprio che voleva fare una sfida. E poi infatti tante cosplayer si sono cimentate nel ruolo per fare questa sfida e lui le ha anche twittate su Twitter, tra l'altro, quindi penso che sia una bellissima cosa quella che proprio il creatore del gioco sfidi un po' la community dei giocatori o dei cosplay e dia spunti a tutti gli appassionati per realizzare qualcosa. Cosa hai provato qua alla Games Week che ti è piaciuto? Quello che hai preferito più in assoluto qui a Milano? Allora, ad essere sincera, non ho ancora provato un tubo qua perché sono sempre stata fissa a lavorare allo stand MSI e poi ho anche un sacco di persone che vengono, mi chiedono le foto, autografi, quindi insomma è difficile per me spostarmi. Poi oggi, ieri che indossavo Ezio, era molto più facile nascondermi, mimetizzarmi nella folla. Però oggi è un po' più difficile, anche l'armatura non è molto la cosa più comoda del mondo, però of course la Blizzard deve... Sono i pro e i contro del cosplay sono questi. Esatto, personaggi fighi, però il cosplay è anche sofferenza, quindi per colpa del cosplay, dei vari impegni... No, perché tanti a volte mi invidiano quando mi vedono alla Gamescom o al Tokyo Game Show, perché magari non sanno com'è la vita del cosplayer, soprattutto quando lo fai di professione.
E quindi magari mi invidiano, ah che palle, volevo provare Dark Souls 3, o volevo provare Assassin's Creed Syndicate, volevo provare Overwatch, bla bla bla, tu ci sei stata. Guardate che non è così semplice anche per noi che ci lavoriamo, magari uno deve stare tutto il giorno in un certo stand e quindi magari a pochi minuti a fine fiera di provare qualcosa o semplicemente girare un unico padiglione, quindi spero di provare più tardi Assassin's Creed perché sono un'appassionata della saga e quindi alla Gamescom ne ho provati molti di più di giochi, ho provato Battleborn, anche quello sempre, sì, l'ho trovato simile a Borderlands come, e poi vabbè Overwatch. E qua ho visto Splatoon, mi piacerebbe provarlo. Ho visto che in Giappone sta spopolando. Sì, assolutamente, sì, è uno dei giochi Wii U più venduti in Giappone adesso. Eh sì, quindi insomma, per noi cosplayer, videogiocatori, questo è il nostro mondo. Per quanto riguarda Lucca, che inizia fra pochi giorni, tanto sarai anche lì sicuramente. Sono sempre con MSI, non direttamente perché non avranno uno stand proprio, però ci saranno dei rivenditori e sarò allo stand di AK Informatica nell'area Games. Quindi invito tutti a venire al nostro stand. Abbiamo anche una bellissima area VIP dove con bar. Io sarò al bar, sarò lì. Tra l'altro se volete assemblare i vostri PC direttamente a Lucca... Beh, grazie mille Giada, è sempre un piacere.